lavori nell'area della Gazzera Marzenego sono fermi da 8 anni. La denuncia del Movimento 5 Stelle veneziano. E non è l'unica cosa che vogliono i cittadini. Restiamo infatti a Mestre, ci spostiamo poco più distante, ovvero nella zona della Gazzera al Marzenego. I lavori infatti sono fermi da 8 anni, per questo il Movimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione al sindaco. E l'intervento che mostra la piantina era composito, prevedeva la stazione dell'SFMR di Mestre Centro in via Olimpia, il nodo della Gazzera, quindi la stazione alla Gazzera per la linea ferroviaria, diciamo, che va a Udine, e più tutta una serie di interventi di viabilità comunale di collegamento tra la Castellana e via Brendole, con a collegamento altresì alla nuova stazione di ferroviaria di via Olimpia. Un ampio progetto che la città aspetta di vedere realizzato da tempo, forse un po' troppo. L'accordo infatti è stato firmato nel 2005, ma da allora i lavori sono andati avanti a rilento. L'opera è stata legata ad una urbanizzazione di privati che dovevano fare una parte di queste opere. I privati si sono tirati indietro, non hanno mai firmato la convenzione che dovevano firmare entro 3 mesi dalla stipula dell'accordo di programma, quindi 3 mesi appunto da maggio 2005. I privati non hanno mai firmato e il comune non ha fatto nulla, non ha voluto accelerare i tempi per non disturbare il privato che doveva fare appunto questa lottizzazione privata. E intanto i cittadini aspettano che l'opera sia completa per poterne usufruire. Sono opere molto importanti per i cittadini, perché l'SFMR, questo servizio ferroviario metropolitano regionale per i pendolari, è un'opera che tutti i cittadini, insomma, attendono da tempo.